Benvenuti all'informazione di Teleionio. 17 fermi sono stati eseguiti dai carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro nelle preserre chiaravallesi. Vediamo il servizio. Sono 17 i fermi eseguiti dai carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro, guidati dal colonnello Antonio Montanaro. Gli uomini del nucleo investigativo del maggiore Claudio Martino, del nucleo operativo ai comandi del tenente colonnello Giuseppe Carubbia, della compagnia di Soverato guidata dal capitano Gerardo De Siena, hanno messo fine alle attività illecite di un gruppo criminale appartenente a fiancheggiatori della cosca d'Ndrangheta Iozzo Chiefari, che operava nell'entroterra soveratese, in particolare tra Chiaravalle e Torre di Ruggero. Ortus, il cane a due teste che la mitologia indica come il fratello di Cerbero, il nome dell'operazione eseguita con il supporto dello squadrone eliportato carabinieri cacciatori e di un elicottero dell'ottavo nucleo elicotteri. In carcere i due presunti capi, Antonio Chiefari e Mario Iozzo. Con il provvedimento cautelare emesso dall'ufficio GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia diretta dal procuratore Nicola Gratteri, vengono contestati, tra gli altri, i reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed estorsioni. Ecco i nomi dei destinatari del provvedimento di custodia cautelare in carcere: Marco Catricalà, Antonio Chiefari, Vito Chiefari, Alessandro Daniele, Damiano Fabiano, Antonio Gullà, Mario Iozzo, Luciano Iozzo, Giuseppe Giovanni Iozzo, Giuseppe Gregorio Iozzo, Raffaele Iozzo, Andrea Maida, Antonio Maiolo, Giuseppe Marco Marchese, Antonio Rei, Salvatore Russo e Marco Sasso. Nel corso della perquisizione effettuata in questa notte, i carabinieri hanno anche rinvenuto in un magazzino armi, anche di grosso calibro. Certo, un po' di, così, di amaro in bocca, non è amaro in bocca, un po' di dissenso ce l'abbiamo relativamente alle scelte del giudice. Noi pensavamo, ad esempio, che per quanto riguarda il sindaco Pitaro, il sindaco di Vittorio De Ruggero, che lo è stato dal 2006 al 2015, pensavamo ci fossero più che gravi indizi di colpevolezza, visto che ad esempio tra l'altro nel corso dei comizi sul palco c'era il capomafia, visto che ad esempio delle interdittive erano chiuse in cassaforte, visto che nella gestione, nelle gare di appalto abbiamo visto non irregolarità ma reati fini a piene mani. Questo ve ne parleranno i miei colleghi, ve ne parleranno i vertici delle forze dell'ordine, ma noi ovviamente non demorderemo, insisteremo su questo filone, ma soprattutto per noi i reati che riguardano la pubblica amministrazione, aggravati dal vincolo mafioso, i concorsi esterni, non sono assolutamente meno gravi rispetto ai reati fini di mafia, perché senza questi non sarebbe possibile avere un'ndrangheta come stiamo celebrando, come stiamo vivendo in questi anni noi in Calabria. Sì, questa è un'indagine che si può dire viene da lontano, nel senso che gli spunti investigativi che sono stati poi approfonditi nel corso di questa indagine che hanno riguardato questa cosca si sono tratti da precedenti procedimenti penali, precedenti indagini che si sono concluse anche queste dopo la emissione delle misure cautelari, con le sentenze passate in giudicato che hanno riconosciuto in vari ambiti territoriali della soveratese, diciamo, della zona ionica catanzarese, l'esistenza di diverse organizzazioni criminali di 'ndrangheta. E questa è una di quelle. Naturalmente gli spunti investigativi che si sono tratti dalle precedenti indagini si sono potuti sviluppare soltanto nel momento in cui si è avuta la possibilità di avere un incremento di personale, che naturalmente è essenziale per poter sviluppare, rendere concrete, riscontrare anche gli spunti investigativi precedenti. In questo caso, grazie all'attenzione che anche
l'attività del procuratore, in particolare l'attività del procuratore Gratteri, è riuscita ad attrarre sulla procura di Catanzaro, e quindi questo incremento di organico, si sono potute svolgere una serie di attività di indagine che hanno riguardato in particolare anche questa organizzazione criminale, che ci hanno consentito di documentare sostanzialmente l'attuale operatività del sodalizio di 'Ndrangheta, che svolge la sua attività, che è radicata nella zona di Chiaravalle e Torre di Ruggero e i territori limitrofi, con il controllo delle attività economiche che si svolgono in quell'area, in quel territorio, in particolare anche quelle connesse alla realizzazione della trasversale delle serre, la famigerata arteria stradale, diciamo, che da moltissimi anni è in fase di realizzazione in quella zona. E poi la forza criminale, la forza militare di questa organizzazione criminale, che già emergeva dagli esiti delle attività di intercettazioni, grazie alle quali sono state contestate numerosi capi di imputazione che hanno riguardato la detenzione di armi, anche particolarmente importanti, il riscontro si è avuto dal rinvenimento di questo arsenale di armi che si è avuto in fase di esecuzione della misura cautelare, che dimostra appunto la forza criminale del sodalizio di 'Ndrangheta che è stato investigato. Forza criminale che ovviamente consente anche di realizzare quelle attività economiche, di avere quella influenza delle attività imprenditoriali dell'area, che ovviamente viene esercitata avvalendosi della forza di intimidazione, del vincolo associativo, che quindi rende illecite tutta una serie di attività economiche e imprenditoriali, senza le quali ovviamente queste attività sarebbero puramente neutre. Quindi diciamo che lo sforzo degli investigatori, lo sforzo della Procura della Repubblica è stato anche quello di evidenziare la illiceità dello svolgimento di attività economiche in ragione del fatto che venivano perseguite e portate avanti avvalendosi proprio della forza di intimidazione del vincolo associativo, sostanzialmente del metodo mafioso. Nel Reggino sono stati confiscati beni per 900.000 euro. Sentiamo i particolari. I carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di sequestro e confisca di beni immobili e prodotti finanziari riconducibili al patrimonio di Vincenzo Perri, 36enne, gioiese, pluripregiudicato, attualmente detenuto in carcere. Nel corso del suo excursus criminale, l'uomo, che è affiliato alla famiglia di 'Ndrangheta denominata Brandimarte Perri, si è macchiato in più occasioni di gravi delitti, sia contro il patrimonio che la persona. È stato condannato, oltre che per omicidio e armi, anche per produzione e traffico di sostanze stupefacenti. Le risultanze investigative prodotte dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Reggio Calabria, e sul quale il provvedimento si fonda, derivano da 2 condanne a 3 anni e a 12 anni. Nella circostanza sono stati confiscati 6 fabbricati ricadenti nel comune di Gioia Tauro e alcuni prodotti finanziari, per un valore complessivo di 900.000 euro. Controlli dei carabinieri nella Movida Vibonese, c'è stata una denuncia per armi. Sentiamo. Resta alta l'attenzione dei carabinieri di Vibo Valentia nei controlli al territorio mirati a garantire la necessaria sicurezza alla cittadinanza, anche alla luce dei recenti eventi di cronaca. E proprio nell'ambito di questa attività, i militari della radiomobile al comando del tenente Luca Domizzi, nella serata di ieri, hanno perlustrato tutta la zona del centro storico di Vibo Valentia e quindi dei locali della Movida Vibonese. Nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, i carabinieri hanno proceduto al ritiro di 2 patenti per guida in stato di ebbrezza e soprattutto alla denuncia di PN, 48 anni, del posto, con precedenti di polizia, per la detenzione di un'arma da taglio. Durante un'accurata perquisizione veicolare, il soggetto in questione è stato trovato in possesso di un coltello di tipo vietato. Il coltello si trovava occultato in un'apposita intercapedine creata nel sedile di non facile individuazione. L'uomo è stato così denunciato per porto di armi e oggetti atti a offendere. Quest'ultimo sequestro si aggiunge ai numerosi dello stesso tipo già effettuati dai carabinieri del Norma della compagnia, segno che la diffusione di armi da taglio è quanto mai elevata in tutto il territorio vibonese. Tentata rapina in una casa di Chiaravalle Centrale, 2 gli imputati a processo. Vediamo. I carabinieri della locale stazione hanno chiuso il cerchio per quanto riguarda i responsabili che nel mese di gennaio scorso avevano tentato di rapinare 2 anziane nell'abitazione di Contrada Serra Rizzo.
Subito dopo l'episodio avvenuto di sera in una zona piuttosto isolata, il luogotenente Giovanni Falsinisi era riuscito ad acciuffare uno dei ladri e quindi ad arrestarlo. Adesso, a conclusione delle indagini e dopo una serie di intercettazioni ambientali, è arrivato il rinvio a giudizio per due giovani del luogo. Si tratta di Marco Polimeri, già noto agli investigatori, e di Stefano Pasquino, sempre di Chiaravalle Centrale. I due dovranno rispondere al magistrato di tentata rapina in concorso. Questo il quadro accusatorio. Il sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro, Vito Valerio, proprio ieri ha avvergato il provvedimento. Nel mese di gennaio, secondo il rapporto dei carabinieri convalidato dal magistrato, in tre si erano appostati davanti alla casa di due anziane donne, madre e figlia, che vivono da sole, in contrada a Serrarizzo. L'intento, sempre secondo gli inquirenti, era quello di portare a termine una rapina. I tre addirittura erano riusciti ad entrare in casa delle donne con l'intento di rubare qualcosa. La figlia della donna era riuscita a telefonare ai carabinieri per avvertirli delle intenzioni dei tre giovani. È partito l'intervento e alla vista dei lampeggianti in strada i giovani si erano poi dileguati. Per uno di essi era scattata la flagranza di reato mentre i due complici erano riusciti a sfuggire al controllo dei militari dell'arma. Adesso dovranno rispondere al magistrato di tentata rapina in concorso. I due imputati, assistiti dai loro legali, saranno quindi processati davanti al giudice del Tribunale di Catanzaro. Durante la notte nel Regino sono sbarcati 108 migranti. Vediamo il servizio. Nella notte si sono registrati due sbarchi sulla costa ionica regina, coordinati dalla prefettura. Poco dopo mezzanotte è stata avvistata una barca a vela con a bordo 64 migranti di nazionalità irachena e iraniana, di cui 52 uomini, 8 donne e 4 minori. I migranti, trasbordati su un'imbarcazione della Guardia Costiera, sono sbarcati nel porto di Roccella Ionica. Alle 4.30 circa è giunta un'ulteriore segnalazione di avvistamento di un'altra imbarcazione al largo della costa di Brancaleone, con a bordo 44 migranti, 42 uomini, una donna e una bambina, anche questi trasbordati su una motovedetta della Guardia Costiera e sbarcati al porto di Roccella Ionica alle 9.30 circa. Le operazioni di soccorso, come di consueto, sono state coordinate dalla Prefettura con l'ausilio del personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera, della Protezione Civile del Comune di Roccella Ionica, del SUEM 118, dell'USMAF, della Croce Rossa Italiana e delle associazioni di volontariato. I migranti sono stati sottoposti ai primi controlli sanitari da parte del personale medico presente sul posto e assistiti dalle associazioni di volontariato. Completate infine le operazioni di fotosegnalamento a cura della Polizia di Stato. Tutti gli immigrati saranno trasferiti in centri di accoglienza, secondo il piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno. Regionali, Berlusconi afferma "ho chiuso", ne parlerò con Salvini. Sentiamo. Dobbiamo parlarne. Noi abbiamo sottoposto a due gruppi di avvocati le vicende che riguardano Mario Occhiuto e che vengono dalla giustizia calabrese. Ci hanno risposto entrambi che sono cose non solo lontane nel tempo, ma anche che assolutamente non danno alcuna preoccupazione. Lo ha detto Silvio Berlusconi a margine dell'iniziativa di Forza Italia a Milano, parlando della candidatura di Occhiuto per il centrodestra proposta dal partito alla presidenza della Regione Calabria e su cui la Lega non concorda. Quindi, ha aggiunto Berlusconi, avrò modo di parlare con Salvini e con i suoi e vedremo. Io credo che anche loro si renderanno conto di qual è la vera situazione. Lega, finale da fiction, spunta il nome di Cataldo Calabretta. Vediamo. Cataldo Calabretta, dalla terra del vino, in provincia di Crotone, è arrivato a Roma per bucare lo schermo. Ha la grande passione per la TV e, prima di conquistare un posto come ospite fisso in diverse trasmissioni, diventa docente di diritto dell'informazione. Negli studi TV è a suo agio e, oltre alle conduzioni televisive, ha messo in piedi una serie di rapporti con le stelle del jet set italiano. Su tutte, il rapporto con Elisa Isoardi, di cui è addirittura avvocato e agente. L'uomo di fiducia dell'ex fidanzata per la conquista dello scranno da governatore, così sembrerebbero riferire fonti leghiste. Salvini conosce molto bene Calabretta. Entrambi spesso sono finiti sulle riviste patinate quando l'amore con la conduttrice della Prova del Cuoco era intaccabile. Su Calabretta i frontisti calabresi della Lega potrebbero anche essere d'accordo, ma chissà che a far saltare il banco non ci pensi Francesca Verdin. Assoverato, atmosfera di calma.
apparente, salvo sorprese, per le elezioni regionali dopo il passaggio di Silvia Vono con Italia Viva, Ernesto Alecci in stand-by. Vediamo. Soverato potrebbe essere la grande assente dalle prossime elezioni regionali. Dopo l'exploit nelle ultime elezioni politiche nazionali, in cui la città aveva espresso una senatrice nelle file del Movimento 5 Stelle e aveva decretato una buona affermazione all'attuale sindaco, candidato del PD, tutto sembra essersi spento. La migrazione della parlamentare grillina Silvia Vono a Italia Viva sembra aver dato il colpo di grazia, alimentando i malumori interni che si erano già percepiti all'indomani delle elezioni nel movimento e scontentando i renziani del territorio. Tutto da rifare per il Movimento 5 Stelle, che attualmente in città non ha alcuna rappresentanza e che in realtà non l'aveva neppure all'indomani delle elezioni, quando la senatrice aveva consumato il primo strappo con il meetup cittadino, risultando assente nella gran parte degli eventi organizzati nel comprensorio, tra cui l'ultimo nel paese di Staletti. L'unica iniziativa intrapresa era stata quella presentata a Montepaone, in cui la senatrice aveva annunciato l'apertura a Soverato, prevista per il mese di settembre, di uno sportello per pubblicizzare i bandi europei e per fornire un supporto all'accesso delle opportunità messe a disposizione. Sarebbe dovuto essere il primo della Calabria, ma attualmente se ne sono perse le tracce. Se il movimento grillino non naviga in buone acque, non si può dire qualcosa di meglio per il PD cittadino. Il candidato su cui molti avrebbero scommesso per le prossime regionali era il sindaco Ernesto Alecci, che già nelle ultime elezioni nazionali aveva accettato di metterci la faccia. Simpatizzante renziano, però, Alecci sembra attualmente in stand-by, non prendendo posizione nei confronti degli scissionisti che oggi arruolano proprio la senatrice Vono, con cui non ha mai nascosto di avere un rapporto conflittuale. Tutto risale al periodo in cui l'attuale senatrice Silvia Vono si era trovata assessore nella prima giunta Alecci. La migrazione in Italia Viva però potrebbe aprire nuovi scenari qualora Alecci dovesse confermare quelle simpatie renziane che molti gli hanno sempre attribuito e, per ironia della sorte, potrebbe trovarsi sostenitore o anche sostenuto dalla Vono in un'ipotetica corsa alle regionali. Dal fronte del centrodestra tutto ancora sembra invece doversi decidere con la Lega, che ha come riferimento sul territorio la consigliera di minoranza Giusy Altamura e il gruppo di Fratelli d'Italia, che si fa avanti con una raccolta firme contro lo Ius Soli e lo Ius Culture alla presenza della deputata Wanda Ferro, già coordinatrice provinciale del partito. La deputata Dalila Nesci incontra il comitato di lotta di Badolato. Vediamo. Presso la delegazione comunale di Badolato Marina, importante incontro tra la deputata del Movimento 5 Stelle Dalila Nesci, i delegati dei comitati presenti sul territorio del suo partito, Pierluigi Galati di Guardavalle, Francesco Gallello di Badolato, Emanuele Salatino del gruppo di Soverato. Presente all'incontro Gerardo Mannello, sindaco di Badolato, i rappresentanti del comitato di lotta di Badolato Insieme si può fare, che da una settimana ha occupato la sala consiliare per sensibilizzare le istituzioni ad ogni livello per difendere i servizi presenti nel borgo. Il sindaco Mannello, nel ringraziare la deputata, ha chiesto un forte e determinato impegno politico-istituzionale per venire incontro alle grosse difficoltà economiche dell'ente, che si trova in dissesto finanziario con 12 milioni di debiti. Situazione economica, questa, ha precisato il sindaco, che impedisce di garantire servizi primari, tra cui il ritorno degli uffici comunali dalla delegazione della Marina alla sede storica del centro storico, ma anche il trasporto di 12 alunni dal borgo alle scuole di Badolato Marina, un sacrosanto diritto allo studio che viene negato. Mannello comunque ha evidenziato l'impegno dell'amministrazione per risolvere queste criticità. Per il comitato di lotta sono intervenuti Guerino Nistico e Vincenzo Piperissa. Nistico, nel suo intervento, ha evidenziato le varie criticità del borgo, che rischia di morire se le istituzioni non intervengono per garantire tutti i servizi essenziali. Il borgo, ha precisato Nistico, dispone di grandi potenzialità turistiche, storiche e culturali. La costante presenza di artisti, di famiglie europee che hanno comperato e strutturato casa dove risiedono per diversi mesi dell'anno, il forte impegno degli operatori commerciali e turistici che hanno investito nel centro storico. Se non si avranno risposte immediate, si rischia lo spopolamento e la morte del borgo, che potrebbe diventare un paese fantasma. Piperissa ha illustrato gli obiettivi del comitato, chiedendo alla deputata di contattare il prefetto di Catanzaro per ricevere i rappresentanti dei cittadini. Nistico ha consegnato alla deputata un dossier con tutte le problematiche evidenziate.
dossier che è stato inviato ad ogni istituzione regionale e nazionale. Altri interventi hanno evidenziato gli incontri che si sono svolti in prefettura e presso l'Unione dei Comuni del versante ionico di Ischia. Agli incontri erano presenti l'ANAS, i sindaci, Polizia Stradale, Fabio Pugliese, presidente vittime statale 106, la senatrice Vono. Gli incontri dovevano dare risposte alle problematiche della statale 106, la sua messa in sicurezza, riunioni che invece non hanno dato risposte mentre la gente continua a morire sulla strada della morte. Sull'incontro le valutazioni della deputata Nesci. Sollecitata dai rappresentanti del territorio del mio partito, ho ritenuto opportuno come rappresentante delle istituzioni conoscere i problemi del comitato di protesta con l'occupazione della sala consiliare per accendere i fari su Badolato, su questa zona, su questo territorio, come tanti altri in Calabria sono a rischio spopolamento a causa dei disservizi. Ho sollecitato Sua Eccellenza il prefetto di Catanzaro per individuare interventi di aiuto a questo comune che ha dichiarato il dissesto finanziario. Solleciterò anche il viceministro dei trasporti Cancellieri per riprendere i lavori di messa in sicurezza della 106 nel tratto Soverato Monasterace. Per evitare il dramma degli incidenti mortali, ma anche per avviare su questo territorio interventi di sviluppo sociale, culturale, economico e turistico. Inoltre andrò a sollecitare tutte le istituzioni del territorio proposte a rispondere a queste richieste dei cittadini. La deputata ha condiviso le proteste degli elettori di 5 Stelle nei confronti della senatrice Vono. Capisco che ognuno di noi ha le sue idee politiche, che spesso non vengono rispettate al patto morale che si sancisce con gli elettori. Ciascuno è libero di farlo, riprendendosi poi le ricadute e le responsabilità politiche. Siamo tuttora nella maggioranza di governo e bisogna trasversalmente dialogare e lavorare perché la Calabria non ne può più di cambi di casacca che non portano a nessun tipo di risultato di beneficio del territorio. A me interessa dialogare con le istituzioni e ciascuno si prenda le sue responsabilità. Per quanto riguarda le prossime elezioni regionali, la deputata di 5 Stelle ha espresso le sue valutazioni su un probabile accordo 5 Stelle-PD. Secondo me ci deve essere un candidato del Movimento 5 Stelle che garantisca un risultato elettorale e anche l'aggregazione di liste civiche che secondo me non hanno il colore politico del PD e delle forze di centrodestra, se si tratta di aggregazioni civiche che in questo momento storico politico 5 Stelle può dare. Ci fermiamo per qualche istante, a tra poco. A Soverato parte la fase di riorganizzazione dell'area del mercato. Sono stati sospesi 80 ambulanti che non pagavano le tasse di occupazione. Vediamo il servizio. 80 provvedimenti di sospensione per altrettanti commercianti del mercato del venerdì. Parte a Soverato la fase 2 della riorganizzazione dell'area mercatale, che passa per il recupero dei pagamenti mai versati per l'occupazione del suolo pubblico. Si tratta di una cifra superiore a 300.000 euro, che potrà essere rateizzata, ma che, se non versata, decreterà il decadimento definitivo della graduatoria. Si tratta di disposizioni del responsabile del settore, spiega il vice sindaco e delegato al commercio Pietro Matacera, che avviano una fase successiva alla prima, inerente alla riorganizzazione dell'area mercatale. Si annulla la graduatoria definitiva e tutti gli atti ad essa propedeutici riferiti alla determinazione del 17 aprile 2019 e alla determinazione del 20 giugno 2019 relative ai posteggi del mercato del venerdì. Si procederà nelle more delle attività di regolarizzazione tecnico-amministrative attraverso un successivo atto determinativo che terrà conto della situazione aggiornata. Chi non ha fino ad ora versato le quote per gli anni passati relative al pagamento dei posteggi avrà 30 giorni per mettersi in regola. Qualora non lo facesse non potrà più proseguire l'attività di vendita. Si tratta di circa 80 commercianti che da lunedì saranno sospesi dall'attività. Al termine dei 30 giorni si stilerà una nuova graduatoria che sarà portata per l'approvazione all'attenzione del Consiglio Comunale. Il tentativo è di recuperare le somme che mancano nelle casse comunali. Avevamo quantificato l'ammanco in circa 400.000 euro. Di questa cifra circa 160.000 sono stati già recuperati nella prima fase. L'idea è di cercare di fare altrettanto con la restante parte, dando la possibilità di una rateizzazione del debito. La situazione nel frattempo rimarrà cristallizzata rispetto a quanto è stato deciso negli ultimi mesi. Il Comune è pronto poi a rivedere qualcosa anche nel mercato non alimentare. Il prossimo venerdì, continua Matacera, partirà un censimento dei venditori del mercato non alimentare nel tentativo di realizzare una verifica a tappeto anche sulla loro posizione.
Le ultime novità della riorganizzazione riguardano poi l'aggiunta di due nuove vie da inserire in quelle della nuova area mercatale. Abbiamo rivisto l'area, conclude il vice sindaco, che abbiamo ridisegnato con l'aggiunta di nuovi spazi. Si tratta di quelli di via Aldo Moro e di traversa Aldo Moro. Sono piccoli aggiustamenti di un'area che oggi ha esigenze differenti rispetto a quelle considerate nel tempo in cui è stata disegnata. Insomma, provvedimenti che servono a migliorare e rendere ancora più fruibile il mercato del venerdì. Vediamo ora questo botta e risposta tra il sindaco di Soverato Ernesto Alecci e l'esponente di Semplicemente Soverato Antonello Gagliardi sull'abbattimento di Palazzo Bencivenni. Partiamo dal sindaco Alecci. Sì, ti ringrazio per la domanda perché siamo orgogliosi di questo. Era il 1978 quando veniva presentata la domanda del permesso a costruire. Un paio di anni dopo è stata data l'autorizzazione, quindi sono quasi 40 anni che quella struttura è lì in piedi. E mai nessuna amministrazione aveva voluto interessarsene in maniera convinta. Io mi ero impegnato alle elezioni dicendo che non sopportavo più di vedere quell'ecomostro in città e ho fatto un'ordinanza di demolizione. Quell'ordinanza non è stata impugnata perché è stata costruita molto bene, ringrazio anche l'avvocato Gallelli per l'aiuto che mi ha dato e Paolo Pietrafesa che all'epoca collaborava con me perché insieme siamo andati avanti su questa pratica e la proprietà non ha potuto far altro che alzare le mani e decidere di demolirla. Chiaramente il terreno rimane di proprietà privata, abbiamo fatto un accordo con i proprietari, gli daremo l'opportunità di ricostruire un palazzo che però avrà una larghezza di circa la metà di quello attuale, più o meno la stessa altezza, però prima di realizzarlo sono obbligati a costruire una piazza dove ora c'è quello sterrato e in più realizzare un fabbricato che diventerà un centro polivalente. Tutte e due queste opere saranno realizzate e donate gratuitamente alla città di Soverato, quindi non solo abbiamo fatto demolire quel palazzo, ma in cambio otterremo anche un centro polivalente e la sistemazione di quella piazza, quindi un risultato eccezionale, di questo sono veramente orgoglioso. Di parere opposto l'esponente di Semplicemente Soverato, Antonello Gagliardi. Linea ancora a Saro Gioitta. Ma la demolizione deve essere un vantaggio per la cittadinanza. E qui ci sono state delle situazioni veramente anomale. In primis tutta questa pubblicità per buttare giù un ecomostro come se fosse stato buttato giù e poi fatto una piazza e basta. Questo succede in molte città d'Italia dove ci sono strutture ferme da anni e vengono buttate giù e si prendono i meriti gli amministratori. Ma in questo caso, partendo dall'ordinanza di demolizione, già c'è la prima anomalia. L'ordinanza di demolizione prevedeva che entro 30 giorni il privato poteva fare ricorso al sindaco. Entro 60 al TAR, entro 120 al Presidente della Repubblica. Questo non è avvenuto, come non è avvenuto nessun accordo tra il privato e la pubblica amministrazione, in questo caso il nostro comune di Soverato, per fare quello che hanno deciso successivamente, che adesso dirò. Pertanto l'atto di demolizione era esecutivo e non è stato applicato. Dopodiché, dopo tre mesi, fanno un accordo sul PINT, che è un piano integrato territoriale, che dovrebbe essere presentato anche dai privati, come dalla pubblica amministrazione, per tutto il territorio, non per un angolo della città. È stato presentato questo accordo, fatto dopo quella demolizione che tutti, spero che mi sia spiegato, era definitiva e non poteva non prenderne atto l'amministrazione, decidono di fare un progetto dove regalano al comune una piazza per un costo totale di 220.000 euro. Nonostante il suolo, nel piano di alienazione aveva come importo di valutazione del suolo di 319.000 euro. Pertanto già è la prima perdita di 100.000 euro per la nostra città, al fine di costruire una casetta politica e sociale di 93.000 euro. Dopodiché al privato, dopo 40 anni, dal 1980 era questo permesso a costruire, dopo 40 anni gli si consente di buttare giù un fabbricato e di farne 1,5, quasi 2, con una volumetria del 40%, cioè 22 metri di altezza e 7 piani e 500 metri quadri di commerciale, contro i 200 esistenti.
Adesso tutta questa campagna pubblicitaria non vedo a chi serve, avrebbe dovuto farla forse più il privato che l'amministrazione e dire finalmente siamo arrivati a un accordo, abbiamo buttato giù. Ma la cosa ancora più scandalosa è che nessun sindaco degli anni precedenti abbia risposto a questo sindaco per dire perché non ha provveduto alla demolizione o perché non ha provveduto ad un accordo con i privati. E parliamo di sindaci ingegneri come l'ingegnere Calabretta, che è stato sindaco per 8 anni nella nostra città e poteva farlo benissimo lui da ingegnere un'ordinanza di demolizione. E l'assessore all'urbanistica dell'epoca di Pedalando Volare erano l'ingegnere Calabretta e Pagnotta. Oggi sono i progettisti di questa struttura. Queste sono le anomalie di questa città e del bravo sindaco, bello sindaco. Tenetevelo, perché se vi piacciono queste cose, continuate a tenervi il bello sindaco e il bravo sindaco. Per quanto mi riguarda, vi dirò sempre la conoscenza dei miei fatti, degli atti in mio possesso, come un parere condizionato della Regione che non è stato favorevole a questa costruzione. Ecco perché noi ci siamo stati zitti di semplicemente Soverato, perché vogliamo che venga demolito. Dopodiché, se la costruzione, ai sensi delle leggi, della legge urbanistica, può essere edificata, che si facesse. Però c'è un parere condizionato della Regione che dice che la volumetria del 40% non può essere utilizzata. Bene, tutto per oggi. Grazie per averci seguito. Arrivederci.